decima posizione. Intanto qua vedo dei fili di gomma che saltano via dalla ruota posteriore di Hopkins, sono abbastanza evidenti, ma l'obiettivo è così vicino alla ruota che certe volte magari anche dei piccoli frammenti significanti si sembrano delle bestie abnormi. Parlavo di Niccolò Canepa e ospite al microfono di Alberto Motta, perché domani poi è qui per provare anche lui per la prima volta con gli altri piloti della GT Adesso 16 sulla pista con la gomma. Naturalmente qui nel box della sua prossima squadra sta studiando attentamente ogni mossa di Stoner, soprattutto, no, Niccolò? Sì, sta andando veramente bene. Peccato che i tre sono distanziati, perché tragirando sugli stessi tempi sarebbe stato bello vedere una lotta tra di loro. E tu che in quanto giri domani? Come? Quanto giri domani? Ah, forte spero. No. Devo dire che non ho mai girato qua con la MotoGP, quindi sarà difficile. Però ringrazio la Prama che mi dà questa opportunità e spero di andare bene, dai. Senti, quanti chilometri hai già fatto tu con una MotoGP, con l'Audi? Troppi. No, ne ho fatti tanti quest'anno. Bocca al lupo per l'anno prossimo e per i test invernali. Credi, grazie. È un'anomalia Canepa, cioè non viene dalla 125 e dalla 250, se non dalla 125 in tempi andati, ma proviene da tutt'altra esperienza, effettivamente dalle moto di serie, non è che viene dal ciclismo, dal canottaggio, voglio dire. No, neanche dalla cittadina, che è uno sport che si... Cicadina, con i tappi si cerca di compiere i tappi. Da noi si dice cittadina, diciamo cittadina, lo facciamo dopo quando sarà finita la stagione e avremo tempo per dedicarci a un mondiale di cittadina tutti insieme. Intanto seguiamo la corsa con Jorge Lorenzo nella scia a questo punto di De Angelis, mentre abbiamo Paolo Beltramo dal box di Andrea Dovizioso, che anche lui, come Valentino, gran bel recupero. Miami, South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Here I am in the place where I come let go. In Miami, the base and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill. Me and Charlie at the bar running up a high bill. Nothing less than ill when we dress to kill. Every time the ladies pass, they be like,